Ma buongiorno ragazzi e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Forza, forza che è venerdì e comincia per molti di noi, me incluso, il weekend. Ma come sempre mi piace rivolgere un pensiero a tutti coloro, un pensiero ed un saluto ovviamente a tutti coloro che per la tipologia di lavoro o semplicemente perché lavorano su turni, saranno impegnati da un punto di vista lavorativo anche durante il weekend, ma magari saranno liberi oggi o magari il lunedì, questo non è detto. Quindi ragazzi, questa mattina vado a sbarbarmi con un bel set di quelli tallovati belli al sego di orso. Ne ho già portato uno in video la scorsa settimana, Horizons, e adesso ne porto un altro del medesimo marchio. Sto parlando, ragazzi, di Valle Crucis di Murphy & MacNeil. Guardate che bella confezione con questo paesaggio, oserei dire quasi lunare, questo paesaggio sicuramente notturno, con questo cervo, quest'uomo, gli alberi, il lago e la luce che si riflette sul lago, però sembra quasi un'immagine spaziale perché sembrano due pianeti questi, magari potrebbe essere la Luna e questa potrebbe essere una cascata oppure un altro pianeta molto particolare. Questo set, come dicevo, è al tallo d'orso, ovvero è in formula Kodiak. La formula Kodiak di Murphy and MacNeil è quella appunto che utilizza il sego di orso. La profumazione, ma prima ancora della profumazione, cos'è? Valle Crucis è una piccola cittadina del North Carolina, negli Stati Uniti, tra due città più grandi, Bonn e Elk, che fu fondata nel 1842 da un vescovo latino che voleva appunto fondare e difatti vi fondò una missione e da qui poi ne nacque una comunità religiosa e non solo. La profumazione di Murphy & MacNeil si apre con un insieme di agrumi, il petitgrain, il bergamotto, il lime, molto molto fresca. Però allo stesso tempo, dopo questa freschezza, si percepisce un cuore più speziato con il cardamomo, ma anche con la lavanda, quindi prosegue questa freschezza mitigata dal cardamomo e dal benzoino. E poi nel fondo andiamo a trovare la corposità del fagiolo di fava tonka, dell'ambra, del legno di sandalo, quindi ecco la corposità. Una bella ed interessante profumazione fresca, ma che poi diventa corposa, calda, avvolgente. Ovviamente di Valle Crucis ho preso il sapone e ho preso anche l'aftershave splash, eccolo. Però poi sono usciti anche il balsamo, l'eau de parfum e l'olio da barba. Olio da barba che può essere usato anche come pre-barba. Come rasoio vado ad utilizzare questo bel rasoio dal manico artigianale ed artistico dell'artigiano Rod George di R&G Shave Design, questo artigiano californiano. L'unico rasoio che possiedo che ha la famosa rondellina salva rasoi e che fino ad ora stranamente non ho perso. È un rasoio open comb, però non è particolarmente aggressivo. Quando lo acquistai, questo fu il mio primo open comb,
Poi dopo di questo comprai il mule, ruppi il ghiaccio con questo, però ero un po' preoccupato, non avevo mai utilizzato un open comb, però Rod mi rassicurò, mi disse: guarda, non ti preoccupare perché non è aggressivo. E quindi io mi fidai e ho fatto bene a fidarmi di quanto mi disse, perché effettivamente si è rivelato un rasoio non aggressivo, sebbene sia un open comb. Ecco qua, nel frattempo ho armato il rasoio, vedete la lama, eccola qua, ben allineata ed armata, ok? Quindi vi presento, vi vado a mostrare il pennello che utilizzerò per questa insaponata mattutina, che è un Homo Brushing con questo bel manico in legno ed un ciuffo Manchurian M6, eccolo qua. Io credo di aver illustrato un po' il tutto, quindi penso che possiamo anche partire con il rituale, rituale che include, anzi che comincia con la detersione del viso con il sapone liquido di Messmer Termonia Stone Pine Citrus, un sapone che è polivalente perché viso, mani e corpo, si può usare anche per la doccia e difatti l'ho usato, deterge e si sciacqua molto facilmente. Ok ragazzi, partiamo quindi con la detersione del viso. E da questo punto, ragazzi, procediamo a sciacquare il viso. E da questo punto, ragazzi, procedo con l'applicazione del panno caldo. E dopo questa calda coccola, dopo questo caldo abbraccio del mattino, procedo con l'applicazione dell'olio per barba alle mandorle dolci con spremitura a freddo di estrucco smesi. E da questo punto, dopo aver indossato l'olio per barba alle mandorle dolci con spremitura a freddo di estrucco smesi, procedo a montare il sapone insieme a voi. Naturalmente lo montiamo insieme, o almeno condivido il montaggio del sapone. Quindi vado a posizionare il cellulare a favore di inquadratura della scatola, così procediamo assieme. A tra poco. Molto bene ragazzi, come potete vedere il sapone è già all'interno della scatola, il pennello l'ho tenuto in ammollo durante questi preliminari della rasatura ed ora ne ho strizzato il ciuffo che pertanto risulta umido, prelevo gli ultimi residui di sapone dalla spatolina utilizzata per il prelievo dal vasetto e quindi procedo a montare il sapone. E ragazzi, io direi che ci siamo perché è venuto fuori un bel pastone compatto, ben amalgamato, lucido, privo di bollicine di aria. Quindi a questo punto possiamo procedere ad insaponare il viso. Vado quindi a posizionare nuovamente il cellulare a favore di inquadratura frontale, così procediamo. A tra poco.
Molto bene ragazzi, procediamo quindi con la prima insaponata, con questa splendida crema di sapone che è venuta fuori, Valle Crucis, molto elegante ragazzi, una profumazione molto elegante, agrumata, legnosa, un agrumato corposo, molto molto piacevole. Cominciamo. Molto bene ragazzi, montaggio fantastico, se devi dire bello, idratato, cremoso, spesso, sicuramente scorrevole perché ben idratato. Vado quindi a cominciare con questo rasoio artistico, artigianale di Rod George, eseguisce il design armato di Lametta Kai. Partiamo con il verso del pelo. Grazie.
Ed a questo punto, ragazzi, dopo il passaggio in pelo, procedo a sciacquare il viso. Ed a questo punto procedo con un nuovo panno caldo. E dopo questo ulteriore panno caldo coccoloso, procediamo ad insaponare nuovamente il viso. Molto molto bene, ragazzi. A questo punto procedo con il passaggio attraverso obliquo, non prima di aver indossato i miei fedeli occhiali. Quindi lassù alla mano andiamo con il passaggio attraverso obliquo. E a questo punto, dopo il passaggio obliquo, procediamo nuovamente a sciacquare il viso. E dopo aver sciacquato il viso, applico l'ultimo panno caldo. E dopo questa calda coccola procediamo nuovamente a insaponare il viso. E da questo punto, ragazzi, prima di andare con il passaggio contropelo, è arrivato il momento di andare a recuperare la tavoletta Frizzle. Che cos'è la tavoletta Frizzle? Ragazzi, è semplicemente una salvietta di colore bianco, come questa che vedete, che io all'inizio la satura, bagno per bene, ben impregnata d'acqua. Piego in quattro in questo modo, strizzo appena per la parte di acqua che gronda, ma di base vado ad inserire praticamente la lascio ben bagnata perché deve essere ben impegnata e poi inserisco in orizzontale nel reparto freezer. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la salvietta è diventata rigida come una tavoletta, ma io la prendo, la appoggio sul lavabo, così si ammorbidirà al punto giusto da consentirmene l'utilizzo in viso a fine lassatura. Quindi, ragazzi, a questo punto vado a recuperarle e vi lascio per qualche secondo. A tra poco.
Ed eccola ragazzi, è lei la mitica tavoletta Fritzl che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà mentre io procedo di contropelo. Molto bene ragazzi, anche il passaggio contropelo è andato. A questo punto valuto l'opportunità e necessità di qualche ritocco. Molto bene ragazzi, anche il contropelo è andato, quindi a questo punto io mi concedo una piacevole, gratificante e ricca insaponata di cortesia. E ragazzi, mentre io mi godo questa insaponata di cortesia, che ovviamente non prevede ulteriori passaggi di rasoio, ma è solo un'insaponata per godere delle proprietà di questo sapone al sego dorso, di questa profumazione elegante, fresca, corposa, legnosa. Comincio a sistemare un po' tutto ciò che ho utilizzato e noi poi ci vediamo tra poco per proseguire con la skincare del viso. A tra poco, ragazzi. E da questo punto, ragazzi, io ho sciacquato il viso e quindi sono prontissimo per l'applicazione di questa sferzante tonificante salvietta Fritzl. Eccola, ragazzi. E da questo punto, ragazzi, procedo ad asciugare il viso tamponando dolcemente con una salvietta asciutta.
quindi, ragazzi, sono anche pronto per l'applicazione a questo punto del Tarco Finissimo Club Men Pinot. E da questo punto, ragazzi, lascio che il tacco si assorba. Nel frattempo finisco di sistemare e noi ci vediamo tra poco. E da questo punto, ragazzi, io ho avviato anche la lavatrice, ho avviato il programma della lavatrice perché oggi lavorerò in smart working, quindi ne approfitto per avviare anche un programma di bucato. Nel frattempo procedo con l'applicazione della crema riparatrice del saponificio Valisina. E mentre lascio che anche la crema riparatrice si assorba, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. E da questo punto procediamo con l'applicazione del balsamo dopo barba Vitos by Susan Darnell. E da questo punto, ragazzi, proseguo alla sistemazione di ciò che ho utilizzato e ci vediamo per le battute finali. E da questo punto, ragazzi, sono prontissimo per l'applicazione dell'Aftershave Splash Valle Crucis by Murphy & McNeil. E da questo punto, ragazzi, qualche considerazione su questa profumazione che è molto elegante perché c'è questa componente agrumata, molto variegata, perché c'è il lime, il bergamotto, il petit grain, e poi c'è questa componente floreale data dalla lavanda, con un tocco legnoso e di ambra che conferisce al tutto un aspetto molto elegante, molto fine, fresco ma allo stesso tempo caldo ed avvolgente. Una bellissima sensazione, davvero molto molto bella. Io ne metto un altro po' perché è decisamente piacevole. Volevo vedere se contenesse eventualmente mentolo perché la sento anche fresca, però no. Sì, c'è il mentolo, infatti mi ero accorto che è particolarmente rinfrescante, quindi contiene mentolo, ragazzi. Molto bene, quindi la sbarbata si è conclusa, direi, egregiamente. Pelle liscia, ottimo posto da satura, profumata, sbarbata,
BBS direi assolutamente raggiunto. Come procediamo? Prima colazione d'ordinanza, poi procederò con l'applicazione della Rescue Potion di Zingarimena, soluzione oleosa altamente idratante ma di facile assorbimento, ed a seguire andrò con l'applicazione della Hydration Potion, sempre di Zingarimena. Questo è un gel, ragazzi, dalla texture molto leggera che si assorbe molto facilmente ed è ideale per noi maschietti che non amiamo le creme troppo ricche, anche se con questi primi freddi che stanno arrivando solo questo è insufficiente, quindi serve una crema un po' più corposa perché questa è un po' leggera. Eventualmente, per massimizzare l'effetto, potete combinare i due prodotti prendendo una quantità di Hydration Potion, ponendola nel palmo della mano, aggiungendo qualche goccina di Rescue Potion, miscelando con i palmi e stendendo uniformemente sull'intero ovale. Ma se non volete fare tutto ciò, io vi raccomando comunque di utilizzare un idratante viso sempre, ogni giorno, anche quando decidete di non smalvarvi, perché una pelle idratata sarà una pelle elastica, maggiormente tonica anche, con un colorito bello, vivace e non spento, e sarà predisposta in maniera ottimale alla rasatura. Poi lavorerò in smalto, però indosserò, perché scendo a fare un po' di spesa prima che cominci l'orario di lavoro, indosserò l'estratto di profumo di Fresco di Sicilia by Pantarei. A questo punto, ragazzi, non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito fin qui. Vi auguro un buon proseguimento di lavoro, una buona giornata e naturalmente io vi aspetto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi, ciao!